Ciao dolci unicorni, ho qui un nuovissimo pillolone dedicato alle Lore Surprise Under Wraps serie 4 e Spy. E quindi dobbiamo subito spacchettarlo insieme. Fa anche tanto rumore. Chissà chi si nasconderà all'interno di questo nuovo pillolone. Se i video delle lolle vi piacciono, lasciate tantissimi like a questo video. Ok, iniziamo ad aprire la prima cernierona. Dato che nel pillolone c'è la cernierona. Ok, l'ho aperta bene, miracolo. Ok, qui abbiamo la nostra lente che è tipo volata a terra. Vi siete persi una scena bellissima, epica. Ok, intanto questa qui la possiamo anche togliere. Prendo subito la lente, eccola qui la nostra lente. Ok, e già vedo che è rosa, la nostra ball è rosa, quindi non c'è niente di raro, ma meglio, perché se n'era un doppione. Quindi vado a togliere anche questa carta, tanto ormai sappiamo tutti i codici e sappiamo tutto. Leviamo la carta, buttiamo tutto a terra e qui c'è il nostro indizio. Quale sarà questo? Già si intravede qualcosa, ma usiamo meglio la lente. Abbiamo la chiocciola, abbiamo il simbolo egiziano e in più abbiamo anche le piramidi. Quindi c'è scritto At the Egyptian Pyramids. Già questo indizio l'avevo già trovato. Ok, apriamo anche l'ultima cerniera, che è sempre per me la più difficile da aprire, non so perché. Ok, infatti la nostra porta LOL, chiamiamola così, è sempre l'egiziana. E questo infatti l'abbiamo anche capito. Tiriamo tutto, ma è durissima. E buttiamo anche tutto a terra. Qui abbiamo i nostri codici insieme alle istruzioni che non servono a niente. Molto bene. I codici ormai li sappiamo a memoria, li conosciamo tutti, quindi li posiamo qui. Perché adesso dobbiamo iniziare ad aprire il nostro pillolone e vediamo. Ok, iniziamo. Da questa parte di sopra mettiamo la mia caramellina e il limone. Vediamo limone. Ok, eccoci qui. Cosa abbiamo trovato? Non lo so, le scarpine? Sì, mi sa che abbiamo trovato le scarpine. E le scarpine sono nere. Sono delle scarpine tipo degli stivaletti, però sono anche eleganti allo stesso tempo. Guardate che carine, sono tutte nere. Mi sa che non ho mai trovato questa LOL. Molto bene. Andiamo avanti. Questa parte qua andrò a mettere, vediamo. Vado a mettere, oh, la fiamma, allora lasciamoci, forse l'ho anche passato, perfetto, la fiamma col ghiaccio. E non si apre? Ah sì, si è aperto, solo che era nascosto. E il biberon sembra gigante. Perché sembra gigante? Di che colore è il biberon? Apriamo. Il biberon è argentato. Ma che carino! Cioè, ma è bellissimo, questi colori sono stupendi. Perché è bicolor, è fucsia, è azzurro e poi il centro è bianco. Ma è bellissimo. Ma chissà che abbiamo trovato, non lo so. Se avete indovinato, ovviamente stoppate il video e scrivetelo. Allora, qui andiamo a mettere il simbolo della pace con il cuoricino. Anche perché ormai abbiamo capito che sono su per giù sempre gli stessi codici. Ok, apriamo e scopriamo l'outfit della nostra LOL. Ma sì! Ma che bello! Ho trovato il suo vestitino! Abbiamo capito allora che ho trovato! Mamma mia quanto è pucciosa! Mamma mia quanto è pucciosa questa LOL! Stiamo calmi! Stiamo calmi perché è arrivato il momento di aprire la nostra LOL, la nostra confezione, il nostro pillolone. Quindi mettiamo il simbolo della corona e del diamante. No, invertiti, il diamante e la corona volevo dire. Vediamo. E no, non si apre, quindi vado a mettere la nuvola, eccola qui, la pioggia con il sole e speriamo bene. Sì, avevo sentito anche il clack, quindi l'abbiamo aperta, eccola qui, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, questo qui lo possiamo momentaneamente togliere, il nostro pillolone. La checklist momentaneamente, ciao checklist, il portapillolone, ciao portapillolone. Ed eccoci qua. Cosa apro per prima? Apro queste e vediamo che cos'è. Sì, è un cerchietto gigante con un fiocco gigante nero, ma è bellissimo. Mi ricorda il cerchietto col fiocco di Alice quando abbiamo trovato Alice nelle Glam Glitter. Ve lo ricordate? Solo che era super mega glitteroso. Questo è classico. E qui sì, c'è la sua collanina nera, se non sbaglio. Vediamo dove... No, è bianca. Pensavo fosse nera la collanina di questa LOL, invece no, è bianca ed è tutta in perle. Qua non si voleva staccare neanche la pellicola. Molto bene. E qui cosa abbiamo? Un'altra? Ma cosa c'è qui dentro? Ma che cos'è?
Ma cosa saranno? Saranno degli orecchini? Cosa c'è qui dentro? Scopriamoli insieme. Sì, sono gli orecchini, perché ormai le nostre LOL sono così fashion che hanno anche gli orecchini. E questi qui sono argentati e sono due cerchi grandissimi. Li posiamo qui. È arrivato il momento di dare il benvenuto alla nostra nuova LOL. Da dove iniziamo? Ma sì, iniziamo direttamente dalla testa, tanto ormai abbiamo capito che abbiamo trovato. Ma quanto è bella questa LOL! Ma che carina, è bellissima. Ok, ma perché ha l'occhio già un po' così? Ma perché? Perché cura i dettagli anche loro un po' zero. Eccola qui, ma guardatela. Ha tipo un piccolo difettuccio qua nell'occhio. Mi sa che la colla è tipo è andata un po' male. Ma perché? Perché se costano così tanto? Comunque leviamoci l'outfit. Quindi leviamo questo, leviamo anche questo qui. E spogliamola subito della sua gomma, della sua gommina protettiva. Ed eccola qui, per me lei è identica a Madonna, cioè io non so voi, ma per me l'hanno, si sono ispirati molto alla cantante Madonna. Ok, ha anche il doppio mento, ma perché? Ma perché? Dopo di una ci spende un sacco di soldi. Ah, oh, che brutto così. Una dovrebbe limarlo, ma è possibile che una deve limare le LOL dopo che una le ha comprate? Non è possibile, ma comunque prendiamo la checklist. Perché abbiamo trovato lei? Abbiamo trovato 80s BB ed è identica a Madonna, fa parte del pop club e lei può o cambiare colore oppure sputare. Quindi adesso andiamo subito a scoprire cosa fa la nostra nuova cucciola. E guardate, ho messo la nostra nuova piccolina nel freezer ed ha cambiato totalmente colore, anche col vestitino. È bellissima, è stupenda, è pucciosissima. Allora, intanto i capelli sono tipo marroncino scuro, quasi tendente al nero. Poi l'ombretto, che è carina e pucciosissima. E poi un top che è verde, la gonnellina fucsia. Sotto il top c'è un maglioncino, tipo una canotta arancione. Anche questi qua, le polsiere sono diventate fucsia. E poi i leggings li ha arancioni. È bellissima, cioè è pucciosissima. Peccato per alcuni difetti che adesso ve li mostrerò nel dettaglio. Però così è veramente una patatina patatosa. Ma quanto è carina. Peccato veramente per il fatto della colla nell'occhio, per il doppio mento, che secondo me sono cose basilari, non dovrebbero esistere nelle LOL originali. E poi anche qui i capelli, ho notato che sono tutti un pochettino mangiati e non so cosa sia successo. Però per il resto è bellissimo. Il fatto che cambia anche colore è pucciosissima ed è troppo troppo fashion. La gonnellina diventa fucsia, che così sembra tipo con delle sfumature, adesso che sta tornando al colore naturale. Il toppino verde e poi anche sotto un body tipo stile anni 80 tutta arancione, secondo me è troppo pucciosa. Peccato per questi difettucci che a parer mio non dovrebbero esserci e non si dovrebbero trovare nelle LOL originali, quindi non si fa. Però sono contentissima di averla trovata, perché lei insieme a Trilla sono due LOL che mi piacciono tantissimo della serie 4, quindi incrociamo le dita poi per trovare anche Trilla. Io vi mando un grandissimo bacio super mega iper puccioso. Vi voglio bene, vi volevo ricordare anche del libro, mi raccomando, troverete il link giù in descrizione per poterlo preordinare e ci saranno tantissimi firmacopie. Io vi mando un grandissimo bacio, vi voglio bene e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao dolci unicorni!